Il versetto da cui partiremo è Matteo, capitolo 5, verso 9. Beati, dice l'Evangelista Matteo, quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E prima di vederlo brevemente assieme, vogliamo capire un po' meglio cos'è pace. È un tema che tante volte abbiamo trattato, ma non guasta, visto che la tensione cresce, i conflitti di ogni natura si moltiplicano, abbiamo bisogno di ritornare ogni tanto a questa parola magica, direi quasi, perché oggi sembra che non possa quasi sussistere. Il termine pace, se vogliamo prendere una definizione, proprio prima si prendevano vari dizionari, varie cose, ora si prende la definizione di Wikipedia, non so come si chiama, giusto, Wikipedia. Sì, però riesce sicuramente a dare una sintesi di tante cose. Il termine pace, dice questa definizione, indica in senso psicologico la pace interiore, uno stato di quiete o tranquillità dell'animo, percepita come assenza di disturbo o di agitazione. In ambito strettamente sociologico, indica l'assenza di violenza diretta tra individui o organizzazioni collettive, e in questo ultimo senso la pace fra e dentro le nazioni è un obiettivo di molte persone ed organizzazioni, tra cui l'ONU, per esempio. Più specificatamente, la pace viene considerata, o dovrebbe essere considerata, secondo l'opinione corrente, un valore universalmente riconosciuto che sia in grado di superare ogni, qualsiasi barriera sociale e religiosa ed ogni pregiudizio ideologico, in modo da evitare situazioni di conflitto fra più persone. Questa è una definizione abbastanza ampia, ma vogliamo un attimo capire per Dio cos'è pace. Quando, ricordate, ci fu l'avvento meraviglioso di Gesù, gli angeli espressero una verità molto forte che suonava: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Ricordate? Quali sono questi uomini che Dio gradisce e che possono avere questa pace? Questo credo che lo abbiamo scoperto, se oggi siamo qui. Sono quelli che hanno ricevuto Gesù come loro personale salvatore e giustificati per fede, dirà l'Apostolo Paolo in Romani 5, verso 1, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi la prima pace ha a che fare con quel conflitto ancestrale dal momento in cui l'uomo ha scelto deliberatamente il male ed è entrato in conflitto con Dio. E la riconciliazione ha a che fare con l'eliminazione della causa del conflitto, che poteva essere l'uomo. Infatti la prima volta, diciamo, il diluvio cancellò direttamente la causa del conflitto, anche se Dio si tenne un gruppo di persone, Noè and family, ma generalmente la causa del conflitto, la causa della separazione con Dio era questa natura di morte, di peccato, di fallimento che era subentrata nell'essere umano e lo rendeva nemico di Dio. Quindi Dio ha dovuto articolare tutto un progetto, questo lo sorvoliamo perché è una realtà ormai abbastanza chiara nella nostra vita, ha dovuto articolare tutto un progetto per poter mettere dentro l'uomo nuovamente uno spirito nuovo, un cuore nuovo che gli permettesse di essere riconciliato con Dio. E questo attraverso la morte di Cristo. Quindi la prima pace è quella con Dio. In Giobbe capitolo 22-21 c'è un verso che suona così, dice: riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Ecco perché in varie lettere dell'Apostolo Paolo troviamo sempre questa espressione: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
Andando velocemente, la seconda pace, il secondo tipo di pace è la pace con noi stessi. Quindi pace con Dio, e lì ha provveduto Gesù, ci ha dato questa nuova dimensione che ci ha riconciliati con Dio. Pace con noi stessi è la pace che riguarda il rapporto con noi stessi, i nostri conflitti, le nostre paure. C'è un salmo che è ottimistico considerando lo stress, la tensione, i conflitti di oggi, e dice, è il salmo 4 verso 8, in pace mi coricherò e in pace dormirò. Di solito succede che se uno non si corica in pace non dorme neanche in pace. Non so se... E non so, non soltanto perché ha magari abusato un poco, ha mangiato troppo la sera, questo può succedere anche, quindi lo stomaco è in conflitto. Vuol dire digerisco o non digerisco, o vomito. Digerisco, c'è un conflitto profondo nello stomaco, ma i conflitti sono di altra natura e spesso ce li portiamo fino al nostro dovere rilassarci, e lì ancora ci agitano, ci mettono in difficoltà, ci consumano. Ma qui il salmista già dà una via di uscita e dice: in pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu, o Signore, tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Non possiamo spendere tempo, però già c'è una rivelazione grande, come dire, la sicurezza, l'assicurazione contro ogni conflitto non è il denaro, non è un monastero, un eremo, un pizzo di montagna dove sei solo e non puoi entrare in conflitto con nessuno, perché i conflitti te li porti dentro, ma solo l'opera di Dio ti può fare stare sicuro, in pace. La pace, come sappiamo, è un frutto del nostro spirito rigenerato. È una delle caratteristiche del regno di Dio in noi, che sapete che è giustizia, allegrezza, pace. E passando attraverso una purificazione, un rinnovamento della mente, tenderemo sempre di più alla giustizia e quindi vivremo sempre di più una pace interiore. C'è un verso molto forte che mi piace sottolineare in Isaia, al capitolo 32, verso 14. È molto forte, è profetico, ma riguarda un'opera che sicuramente avviene all'esterno, avviene tra i popoli, avviene in particolare per il popolo di Israele, ma avviene come una dimensione di trasformazione interiore. Dovete abituarvi a vedere che molte profezie sono non solo espressive di spostamenti geografici, di situazioni sociali, che riguardano il popolo di Israele, ma anche di dimensioni interiori, spirituali, che devono essere trasformate per permettere la benedizione di Dio. Guardate questa parte di Isaia come particolare. Isaia capitolo 32 verso 14 dice così: il palazzo infatti sarà abbandonato, la città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre saranno per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per gli onagri e di pascolo per i greggi, finché, c'è un finché particolare. E dobbiamo capire che cos'è questa descrizione iniziale, come a dire, una descrizione che parla di abbandono, è una descrizione che parla di tanto rumore che alla fine non concluderà niente, grande rumore per nulla, la città rumorosa deserta, colline, torri, caverne, cioè tutte quelle che sembravano forze, capisaldi, sicurezze umane, equilibri, invece diventano dei burroni dove si precipita, e luogo solamente di pascolo per animali, finché. Sottolineiamo questo finché, questa sera, finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta, allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà la pace
e l'azione della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo. Non possiamo approfondirlo, ma non si tratta di un luogo nuovo, non si tratta di un posto nuovo, anche se potremmo magari pensare al regno millenniale, dove finalmente regnando Gesù le cose dovrebbero andare diversamente. Siete sicuri? Sì. Ma sta parlando già di una dimensione, di un luogo che si scopre nella nostra vita, di un luogo dove vengono fuori i frutti dal deserto della tua vita, dal deserto delle tue incapacità, viene fuori un frutteto, viene fuori una foresta e la rettitudine, perché il regno di Dio dentro di te è giustizia, viene fuori e come conseguenza della giustizia, come conseguenza di questa trasformazione che c'è nella nostra vita, come conseguenza di questa armonizzazione interna, cominciamo a vivere la pace, la tranquillità e la sicurezza. La terza pace, vado velocemente perché poi ci fermiamo un attimo sul primo verso che abbiamo letto. La terza pace è quella con il nostro prossimo. Abbiamo capito, la prima è quella con Dio, la seconda è quella che riguarda noi stessi. Spesso abbiamo un cattivo rapporto con noi stessi, non ci riusciamo a vedere secondo gli occhi di Dio. Non vogliamo essere trasformati, non scopriamo questa libertà interiore che Dio ha messo in noi, continuiamo ad essere sempre condizionati dai frutti della carne, non scopriamo questa nuova natura, ci malediciamo, diciamo male di noi stessi. Sono più quelli che dicono male degli altri comunque, no? Alcuni dicono male di se stessi. La terza pace è quella con il nostro prossimo. E sapete che anche lì siamo sempre in mezzo a tensioni, conflitti, e dietro apparenze di pace formale poi si scatenano tensioni incredibili. E lì è per questo che in Proverbi troviamo quell'espressione forte: è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni con la discordia. Non so se siete d'accordo, l'ideale sarebbe tutte e due cose, poter mangiare bene ed essere in pace, però se dovessimo scegliere, a che vale poter mangiare manicaretti incredibili se poi alla fine non basta avere mangiato i manicaretti ma ci mangiamo gli uni gli altri? E allora meglio un tozzo di pane con la pace, meglio poco. Credo che molti di noi hanno dovuto piano piano imparare a valorizzare cos'è la pace e a cercare di perseguirla, ma ora ci arriviamo. In Romani già ancora ci sono dei suggerimenti: siamo esortati a non rendere a nessuno male per male e a impegnarci a fare il bene davanti a tutti gli uomini e, se possibile, per quanto dipende da noi, a vivere in pace con tutti gli uomini. C'è una grande benedizione quindi nella pace, questo è inequivocabile, ma voglio andare subito a quello che sentivo fortemente per questa sera, dopo questa breve introduzione. C'è una grande benedizione nella pace, ma c'è una beatitudine particolare per chi si adopera per la pace. Cosa voglio dire? In quel verso Gesù non dice beati quelli che amano la pace, perché saremmo tutti beati. Non credo che nessuno di voi ami il conflitto, no? In certi momenti in effetti, però dopo non ci sta bene il conflitto. Mantenere sempre un risentimento, stare in tensione, dover cambiare strada quando incontriamo la persona con cui ce l'abbiamo. Insomma, è pesante dover reggere un conflitto, dover variare tutte le nostre azioni in connessione a quelle dell'altra persona. Ma lì non è beati quelli che credono nella pace, beati quelli che amano la pace,
non è neanche beati pacifici, anche se lì c'è una benedizione grande. Se tu sei un uomo di pace, già c'è una benedizione grande in questo tuo essere in pace con Dio, con te stesso e progressivamente con il prossimo. Ma qui è sottolineato beato chi si adopera, chi si impegna. Il pacificatore, come lo vogliamo chiamare? O riappacificatore. Certo, bisogna dire che ci si può anche adoperare più o meno consapevolmente per creare o per aumentare i conflitti. Tante volte ci abbiamo una virtù innata nel accendere conflitti, e questo purtroppo in relazione soprattutto a un piccolissimo organo che si chiama lingua. Con questa lingua noi benediciamo Dio, benediciamo e poi distruggiamo in un momento, infiammiamo e diamo fuoco. Come adoperarsi per la pace? Vogliamo riflettere un po' questa sera su questo e poi concludere. La prima pace, che è la pace con Dio. In quel caso, se noi abbiamo ricevuto il Signore, ci siamo in pace con Dio. Ma come adoperarsi perché questa pace di Dio raggiunga altri? Lo abbiamo sentito appena dal nostro fratello Benedetto. Diventando ambasciatori di riconciliazione, diventando messaggeri di questa intenzione chiara di Dio di fare pace con l'uomo. Portando questa buona novella a Dio, vuole avere pace con te. E magari trovando tante persone che dicono, ma perché sciarriato sono con Dio? Purtroppo sì. E non per quello che hai fatto, ma per quello che sei, per la tua natura umana. Tu sei nemico di Dio, anche se non te ne accorgi. Primo punto su cui siamo esortati questa sera ad adoperarci per la pace vera degli altri, che prima di ogni cosa è la pace con Dio. Se le persone non possono avere pace con Dio, tutte le altre paci serviranno ben poco, perché il conflitto più grande non verrà risolto. Quindi c'è una beatitudine particolare questa sera che lo Spirito Santo vuole impartirti per diventare messaggero della pace, del Vangelo della pace. Ricordate nell'armatura, mettete come calzature i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. La buona notizia, pace. Dice Dio agli uomini, pace, ricevete Cristo, ricevete la vera pace, il principe della pace. Questo è il primo modo con cui siamo esortati a adoperarci per la pace. Un altro modo che riguarda la pace con noi stessi, come possiamo adoperarci? Perché questa pace venga realizzata negli altri. Come possiamo fare? Certo, intanto possiamo essere noi un esempio, perché il fatto di essere in armonia, di essere in pace, questo trasmette la pace. E qui andiamo al di là delle parole. Tante volte non dobbiamo neanche usare le parole per creare conflitto. Siamo dei conflitti ambulanti. Nel senso, ci portiamo, non come la nuvola di Fantozzi sopra, ma ci portiamo dentro una tensione, una insoddisfazione, una irrealizzazione, una paura, degli stati tali di perturbazione interiore che in qualche modo, dovunque andiamo, senza rendercene conto, trasmettiamo questo. Io purtroppo l'ho fatto per anni e anni e anni della mia vita. Io volevo trovare un luogo di pace,
Ma appena ci arrivavo io diventava un luogo di guerra. Quindi ammesso che fosse stato un luogo di pace, bastava che ci arrivavo io, diventava un luogo di guerra. E non per forza di guerra evidente, poteva essere anche guerra fredda. Sapete, non è che i conflitti sono quelli che si vedono, in cui uno ti dice subito in faccia quello che pensa. Questi sono quelli più evidenti. Ma ci sono altri conflitti più sottili, collegati al nostro orgoglio, collegati al nostro egoismo, che subitano, creano delle tensioni, delle divisioni, delle separazioni. Quindi io speravo di trovare la pace, ma poi non mi rendevo conto che ero io che inquinavo poi il luogo dove andavo e riuscivo a mettere in evidenza le tensioni, i conflitti, e poi alla fine chiaramente mi ritiravo da quel luogo e dicevo: ma non c'è pace qui. Poi me ne andavo in un altro luogo e non c'era pace neanche lì. Poi pensavo: ma forse perché non sono nel luogo giusto. E poi Dio mi ha dovuto fare capire che non ero io nell'attitudine giusta. E se non smettevo di essere in fondo così orgoglioso, così pieno di me stesso, così presuntuoso, così critico sugli altri, avrei portato il conflitto in ogni situazione. Quindi capite bene, questa guarigione interiore già ci rende capaci di coltivare, di esprimere l'armonia, di trasmettere l'armonia anche agli altri. Quindi c'è una beatitudine particolare quando ci adoperiamo per cambiare noi, e questo automaticamente diventa un'influenza positiva per tutti quelli che sono in contatto con noi. Non so se ve ne siete reso conto di quanto siete influenzati tante volte dal livello di conflitto della persona che vi sta accanto. E anche quelli più tranquilli tante volte, appena incontrano certe persone, veramente vengono messi in dura crisi. Perché? Perché sono persone estremamente conflittuali, quindi riescono ad accendere la benzina che c'è un po' in ognuno di noi, perché nessuno di noi non ha, cioè, come dire, nessuno non ha materiale infiammabile. Tutti abbiamo ancora un po' di materiale infiammabile, e basta qualcuno, basta un piromane. E purtroppo sapete come ce n'è molti, senza ragione, perché io vorrei capire ancora razionalmente qual è il gusto di vedere bruciare foreste, che sono la nostra vita, il nostro ossigeno, la nostra bellezza artistica, paesaggistica. Tante volte ci sono piromani con i cerini pronti, zacchete, e poi bisogna chiamare i pompieri. Adoperatevi per la pace. Imparate, impariamo a spegnere tutti i fuochi, tutti i cerini che abbiamo, senza lanciarli sulla benzina, sul materiale infiammabile degli altri, perché faremo un grande falò, ma non di gioia, ma di morte, di distruzione. Ultimo punto, ci alziamo in piedi. Divenendo riappacificatori, questa è una missione che Dio ti dà questa sera. Pacificatore. Colui che non solo non crea conflitti, non li accentua, ma si porta l'acqua dietro per spegnerli. E cos'è quest'acqua se non l'acqua dello Spirito, se non la presenza di Dio, se non la sapienza divina? Solamente con la sapienza divina riusciremo ad essere pacificatori, perché tante volte senza la sapienza divina succederà che noi andiamo per cercare di fare pace e entriamo pure noi nel conflitto e ci bruciamo pure noi e alla fine ci ritiriamo e alla fine scegliamo forse la strategia di evitare i conflitti,
Ma Dio non vuole che evitiamo i conflitti. Dio credo persino che tante volte vuole che li creiamo. Non fraintendetemi, per arrivare a una vera pace. Perché tante volte certe paci sono molto superficiali, per cui è bene tante volte entrare in una risonanza più negativa, in una risonanza più forte per capire poi il bisogno di perdonarsi, il bisogno di riconciliarsi. Ma questa sera particolarmente Dio ti chiama ad essere pacificatore con la sapienza divina. E concludiamo con l'ultimo verso, Giacomo 3,13, che dice: chi fra di voi è saggio e intelligente? Qualcuno alza la mano e dice: io. Dio non ti sta dicendo: no, tu sei stupido, tu sei ignorante. No, chi di voi è saggio e intelligente? Potremmo dire: io voglio esserlo. Ma subito è espresso così: mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Perché tutti siamo saggi, tutti siamo super spirituali in certi momenti, tutti alziamo la mano, tutti conosciamo il versetto giusto tante volte, tutti sappiamo cosa dire, forse sappiamo pure evangelizzare. Ma qua sta parlando di una sapienza e di un'intelligenza che si mostri con una buona condotta, cioè con qualcuno che è un pacificatore. Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Quanto siamo lontani tante volte da questo. Tante volte la nostra intelligenza, la nostra sapienza è un'intelligenza carnale, è un'intelligenza che ci fa pensare: vediamo come lo posso ferire di più. Io ero un esperto in questo, e ogni tanto mi viene la tentazione, quando litigo con mia moglie, mi vengono quelle cose proprio, dice: se la colpisco là la distruggo. E poi: no signore, qualche cosa scappa, bisogna dire ogni tanto. No signore, io voglio essere un pacificatore, voglio vivere la beatitudine della pace, voglio vincere la difficoltà di comunicazione. Tante volte siamo diversi, anche stando molto tempo assieme, non è detto che diventiamo l'uno come l'altro, restiamo diversi, ma il miracolo è che possiamo essere uniti in Cristo. E tante volte l'intelligenza è asservita alla mente carnale, al giudizio, a subito colpire l'altro. Ma se avete nel cuore vostro amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Tante volte le nostre attitudini risentono di questo, tante volte le nostre azioni sono condotte da gelosia e da contesa. Bramate, desiderate, non riuscite a ottenere. Perché? Perché chiedete per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Tante volte la nostra sapienza è usata per ferire, per fare del male all'altro, per distruggerlo. E perché nel cuore abbiamo un'amara gelosia, siamo gelosi forse della situazione di equilibrio di altri. E attacchiamo, cercando quasi di distruggere con uno spirito di contesa. Questa non è la saggezza che scende dall'alto. Non vi vantate, non mentite contro la verità. Ma questa sapienza che tante volte ci porta ad essere il contrario di pacificatori è una sapienza terrena, animale, carnale, diabolica. Sapete come il nemico tante volte veramente ha sfruttato la mia mente per creare devastazione?
Ma dici, ma come, dovresti essere uno che si occupa del bene dell'altro? Sì, ma anche io ho dovuto superare i miei conflitti, le mie paure, e avrei potuto distruggere in certi momenti, non soltanto nel campo della coppia, ma lì c'è stata una beatitudine quando ho scoperto nel mio cuore la capacità di essere pacificatore. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione, se sono queste le motivazioni più forti. Io, sapete, per tanti anni ho invidiato gli altri, ho detto, ma perché non sono come X, come Y, come Z, come quello vorrei essere quel ministero, ma perché quello no, io sono come quello, vorrei essere come l'altro. Ma qualunque cosa, non potevo essere mai soddisfatto perché non accettavo di essere quello che Dio mi aveva fatto. E quindi stavo sempre a paragonarmi con gli altri, e questo creava invidia, gelosia, e questo creava contesa, disordine e cattive azioni. E sgambetto, colpo così, mi metto in mostra così, questo mette in evidenza la tua incapacità. Io sono bravo, lui no. Azioni motivate da uno spirito terreno, carnale, diabolico. Ma quanto Dio desidera, e gli ultimi versetti sono realmente la conclusione, che possiamo usare questa saggezza che viene dall'alto, che è pura, pura, fratelli, pura, come un'acqua incontaminata che appena la senti ti ristora, ti rigenera, saggezza che è pura. Questo Dio vuole sviluppare da te per renderti un pacificatore. Pacifica, mite, conciliante, riconciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, senza ipocrisia, il frutto della giustizia, conclude Giacomo, si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Ritorniamo al versetto iniziale. Il frutto della giustizia si semina nella pace. Se tu stai scoprendo qualche cosa di bello del patrimonio che Dio ha messo in te, se tu stai ricevendo delle rivelazioni più grandi, se tu stai avendo delle intuizioni ancora più grandi, sappi che sapienza è quella di usare queste cose per essere ancora più mite, più conciliante. Sapienza non è potere, ma è amore nella mente di Dio. Sapienza, Dio vuole farti un pacificatore, farti beato. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Cioè, attenzione, non è che non sei un figlio di Dio se non fai questo, ma sarai pienamente in sintonia con il carattere di tuo padre. Vuoi essere un pacificatore? Vuoi essere uno che porta la pace? Vuoi essere uno che riconcilia, uno che è mite, uno che risolve i conflitti? Essere uno che li crea, che li accentua. Io voglio chiedere perdono a Dio, perché tanti anni sono stato uno che li ha creati. Voglio imparare sempre di più questa sapienza, perché il mondo ha bisogno di pacificatori, ha bisogno di messaggeri della presenza di Dio, perché nella pacificazione c'è il carattere di Dio, nel creare il conflitto c'è un altro carattere,
vogliamo impararlo, voglio impararlo questa sera, vogliamo pregare insieme, fratelli, perché Dio ci sta chiamando a questo. Ci sta chiamando non soltanto a vivere nella pace, ma ci sta chiamando ad adoperarci per la pace degli altri, dicevo, portando il messaggio della buona novella evangelizzazione, per la pace con se stessi, imparando a vivere la libertà dei figlioli di Dio, e per la pace del nostro prossimo, diventando risolutori di conflitti, di tensioni, di incendi. Vuoi spegnere gli incendi del diavolo? Li vuoi spegnere in te? Li vuoi spegnere intorno a te? E allora questa sera chiedi la sapienza che viene dall'alto, pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di buoni frutti. Chiediamola insieme, la sapienza che si semina nella pace, per coloro che si adoperano per la pace. Preghiamo insieme. Signore, Signore, abbiamo bisogno di vivere questa beatitudine, Signore. Abbiamo bisogno di entrare nella Tua capacità di guarire i conflitti, e non eliminando le persone, ma eliminando gli atteggiamenti, tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Signore, Tu ci hai dato delle armi che sono potenti, perché non sono carnali, armi che ci permettono realmente di vincere contro ogni cosa che attenta alla santità, contro ogni cosa che vuole infiammare, che vuole creare conflitto, che vuole distruggere il Tuo corpo, la Tua Chiesa, Signore, che vuole distruggere il prossimo. Oh Padre, questa sera vogliamo la Tua sapienza che ci permetterà di portare la pace in noi e intorno a noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, siate pacificatori e sarete beati e sarete chiamati sempre di più figli di Dio.